S-Miles Cloud è una piattaforma per monitorare e gestire gli impianti fotovoltaici, sviluppata da Hoy Miles, specificamente per gli installatori di impianti fotovoltaici. Questa piattaforma fornisce una data hub intuitivo per gli account da monitorare. Grazie alla visualizzazione della configurazione dell'installazione, gli installatori possono creare un nuovo account in pochi minuti e avere accesso ai dati della produzione di energia di ogni modulo fotovoltaico. Oltre a informazioni dettagliate sugli avvisi per messa in servizio e diagnosi. In questo video imparerai a creare gli impianti e a controllare i dati online. Prima di iniziare, vediamo come funziona il sistema dell'account S-Miles Cloud. Ci sono tre tipi di account: account fornitore, account installatore e account proprietario. L'account fornitore si ottiene da Hoy Miles. Manda un'email al nostro centro di assistenza tecnica per ottenerne uno. L'account installatore viene creato dal fornitore. Se sei l'utente finale, contatta il tuo fornitore o il tuo installatore che ti vende il prodotto per avere un account proprietario. Ora è tutto chiaro e possiamo andare diritti al punto. Inserisci username e password, clicca su login e sarai indirizzato alla home page. Clicca su impianti in alto per andare alla pagina degli impianti. Qui troverai il pulsante Crea un impianto sulla destra. Clicca e inizia a creare il tuo impianto. Per prima cosa devi inserire il nome del tuo impianto e altre informazioni di base. Non usare lo stesso nome per più impianti. Poi seleziona il tipo di impianto e inserisci la capacità del tuo sistema. Ricorda che non puoi cambiare il tipo di impianto dopo averlo creato. Perciò seleziona quello che descrive la situazione della tua installazione e la capacità installata. Se hai più impianti, seleziona grandi impianti commerciali. Poi seleziona la posizione del tuo impianto premendo CTRL e usa la rotellina di scorrimento del mouse per zoomare avanti e indietro sulla mappa. L'indirizzo selezionato viene inserito automaticamente e può essere modificato. Poi seleziona il tuo fuso orario. Assicurati di selezionare il fuso orario corretto, perché se sbagli cambierà ciò che viene mostrato nella produzione giornaliera di energia. Quindi scegli lo stato e la regione in cui si trova il tuo impianto. Puoi caricare una foto del tuo impianto se vuoi aggiungere una copertina. Se è tutto giusto, clicca su Avanti e procedi alla fase successiva. Clicca su Crea proprietario. Inserisci le informazioni del proprietario. Ricorda che non puoi avere doppi account. Poi clicca su Conferma per completare la creazione dell'account proprietario. Puoi modificare il tuo account, reimpostare la password e rimuovere l'account. Puoi anche selezionare un altro proprietario per passare a un altro account. Ricorda che l'account proprietario deve essere sotto la stessa organizzazione. Poi clicca su Avanti per iniziare ad aggiungere i tuoi dispositivi e gestire le configurazioni. Clicca su Aggiungi dispositivo al centro per aggiungere il numero di serie del dispositivo. Il numero di serie della DTU e del microinverter si trovano sulle etichette dei dispositivi. Se devi aggiungere più microinverter, puoi cliccare su Aggiungi una riga o Aggiungi righe multiple e inserisci il numero di serie. Assicurati di inserire il numero di serie corretto, poi clicca su Salva, nell'angolo in basso a destra. Ricorda che se vuoi aggiungere più microinverter con la stessa DTU, puoi cliccare su Modifica a destra. Se vuoi aggiungere più DTU, clicca su Aggiungi dispositivo e inserisci le informazioni richieste. Clicca su Avanti per completare. Ora puoi proseguire per il layout dell'impianto. Qui troverai tre configurazioni di default e un'opzione personalizzabile. Disponi in ordine, è comodo, ma la configurazione potrebbe non coincidere con quella reale, perciò dovrai modificarla manualmente nella fase successiva. Clicca su Avanti una volta completata la configurazione. Poi inserisci le informazioni dell'impianto fotovoltaico e clicca su Conferma. Carica una foto della mappa della tua installazione o clicca su Avanti per procedere con le impostazioni. Infine, puoi decidere se abilitare le funzioni avanzate nella barra laterale. Sulla sinistra, inserire le impostazioni dell'impianto elettrico. Inserisci le informazioni di gestione dell'impianto elettrico e poi clicca su Completa e attiva l'impianto. Ora il tuo impianto energetico è installato e attivo. Clicca su Visualizza impianto per ritornare alla home page e controllare lo stato operativo del sistema. Puoi controllare la produzione energetica nella dashboard.
Clicca sulla scheda Configurazione per vedere la disposizione dei moduli fotovoltaici e la loro produzione energetica. Sono disponibili anche i dati di produzione giornaliera di ciascun modulo. Passa alla scheda Dispositivi per visualizzare tutte le DTU ed i microinverter del tuo sistema. Puoi anche esportare un resoconto della produzione energetica di ogni modulo. La pagina Impostazioni contiene varie funzioni avanzate di impostazione. Per il video di oggi è tutto. Se vuoi saperne di più sulle impostazioni per la gestione dell'esportazione, clicca sul link nelle note del video per vedere il tutorial dedicato.